Ben trovati! Siamo qui per parlare di un libro giallo. Escono tanti libri gialli in questo periodo, ma questo è particolare. È un libro che ha la trama di uno dei grandi classici, o dei grandi classici di Agatha Christie. Un'isola, una piccola isola, sulla quale avvengono due efferati delitti. C'è un numero limitato di sospetti, fra di questi c'è l'assassino. È un investigatore abbastanza ruspante, abbastanza familiare, si chiama Oscar, è un pensionato che riesce, grazie all'aiuto della moglie e di alcuni amici, a scoprire chi è l'assassino che viene cercato. Il libro si intitola Giallo piatto di stagione. L'autore è Giovanni Pecchioli. Giovanni Pecchioli è un ex imprenditore del settore della ceramica, però un appassionato non solo della letteratura gialla, dei thriller, ma anche della creatività. È stato pittore, è pittore tuttora, e ha scritto questo secondo giallo. Il primo si intitolava Giallo pallido e raccontava la storia di uno strano libro che compariva in una libreria senza che nessuno sapesse come e perché. Qua si parla di libri, ma la trama è assolutamente una trama del tipo assassini, delitto, inchiesta, soluzione del problema e arresto degli assassini. Vi invito a parlare di questo libro per venerdì 1 marzo alle ore 18 presso la libreria Il Libraccio di Firenze in via Cerretani, dove l'autore sarà presente e parlerà con me e con un'altra giornalista che si chiama Stefania Valbonesi. Discuteremo questo libro e verranno fuori cose molto interessanti, cose che appassioneranno tutti coloro che hanno una particolare predilezione per questo genere di letteratura. Poi potrete vedere comunque la registrazione di questo incontro il lunedì successivo alle ore 18 su questo canale YouTube. Vi aspetto.